Ben ritrovati con l'edizione serale del TGL News. Apriamo subito con l'auto che si è ribaltata per cause ancora da chiarire sulla strada Caorsana nei pressi del Cavalcavia dopo il Palabanca intorno alle 18 di oggi. Una donna è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo e per estrarla è stato necessario l'intervento da parte dei vigili del fuoco. Sul posto, oltre ai soccorritori, è intervenuta anche la polizia municipale per regolare il traffico. L'incidente ha infatti provocato lunghe code, la strada è stata bloccata in entrambi i sensi di marcia. Alla stazione ferroviaria di Piacenza è spuntato un muro con protezione in ferro contro il degrado e l'attraversamento dei binari. I lavori di realizzazione del manufatto in cemento da parte di RFI sono partiti in questi giorni. Le telecamere di Telelibertà avevano immortalato nei mesi scorsi lo stato di degrado in cui versava la zona tra il deposito delle bici e l'ex Berzolla, struttura diventata ormai rifugio per i tossicodipendenti. La rete bucata facilitava il passaggio e il pericoloso attraversamento. Un tappeto di siringhe tra i binari completava il poco edificante spettacolo. La nuova barriera in acciaio impedirà invece anche di raggiungere i binari e i vagoni vuoti dei treni spesso utilizzati di notte come rifugi abusivi. È di 10.000 euro il ricavato che la Placentia Half Marathon ha raccolto a favore di UNICEF. Il contributo è stato consegnato questa mattina durante la cerimonia finale della 22esima edizione della manifestazione. Appuntamento ora all'edizione 2018 che tornerà il 6 maggio prossimo. Ho confermato il percorso agonistico con partenza da Piazza Cittadella e arrivo in Piazza Cavalli. Sorprese e novità per quanto riguarda gli eventi collaterali. Chiudiamo parlando della nuova e generosa donazione che ha consentito al reparto di pediatria e neonatologia dell'ospedale di Piacenza di ricevere nei giorni scorsi una serie di attrezzature sanitarie e biomedicali per il valore complessivo di circa 10.000 euro. La famiglia autrice di questa donazione ha preferito però mantenere l'anonimato, ma ha simbolicamente intitolato il gesto alla propria figlia, nata qualche mese fa al Guglielmo da Saliceto. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento è alle 19.30 con il TGL, ma l'informazione continua come sempre sul nostro sito liberta.it.